nuovo e benvenuto in questo nuovo video. Oggi sono super felice, super energica perché sto per iniziare un nuovo decluttering. Infatti, come si vede, sono nella mia cucina e oggi farò proprio il decluttering della cucina. Sono diversi mesi che non facevo più decluttering e in questo video vi racconto anche perché, quali benefici ne ho tratto e perché ho deciso di farne uno nuovo. E quindi iniziamo subito questo nuovo video. La cucina è il cuore della casa, infatti qui passiamo molto tempo e avere una cucina minimal ci è utile proprio perché possiamo risparmiare un sacco di tempo, è molto semplice trovare gli oggetti, abbiamo tutto a nostra disposizione, abbiamo degli spazi ben organizzati proprio per renderci anche l'atto del cucinare qualcosa di veramente mindful, intenzionale. Possiamo quindi con calma dedicarci a cucinare per noi stessi, per la nostra famiglia, per le persone che più amiamo, in un ambiente pulito, semplice e funzionale. Come sai, se mi segui da un po', il decluttering è una di quelle attività che servono per liberare la nostra casa dagli oggetti. Infatti ti farò vedere proprio come lo faccio in diretta. Ma servono anche per liberare un po' la nostra vita da tanti pesi e da un senso di leggerezza. È ottimo in questi periodi, per esempio nei cambi di stagione, quando facciamo le pulizie primaverili, quindi svuotiamo un po' la nostra casa. Ma anche nei periodi in cui ci sentiamo un po' giù, dove qualcosa non va molto. Infatti poco tempo fa avevo pubblicato un video dove ti raccontavo che avevo superato un periodo un po' difficile, dove mi sentivo un po' giù. Ecco, il decluttering è veramente terapeutico, quindi te lo consiglio in tutti questi casi. Se ancora sei nuovo in questo canale e non mi conosci, io mi presento e ti do il benvenuto. Sono Caterina e questo è il tuo anno zero. E qui condivido consigli, abitudini per una vita più serena e intenzionale. Quindi se senti che anche per te è arrivato il momento di iniziare a prenderti cura di te, ricordati di iscriverti al canale cliccando nella campanellina, perché ogni settimana pubblico un nuovo video e poi oltretutto sotto ogni video trovi un sacco di informazioni e risorse da scaricare. Ora iniziamo con il decluttering. Andrò in due scompartimenti della mia cucina dove ieri durante le pulizie ho visto che ci sono un po' di oggetti che non abbiamo utilizzato e che vorrei eliminare. E quindi li porterò tutti sopra la penisola e iniziamo a decidere quali tenere e quali lasciare andare. Fra parentesi, mi sono fatta anche i capelli ieri, quindi ho fatto il decluttering. Cosa ne pensate di questo nuovo taglio? Se avete voglia di farmi sapere. Sono un pochino più leggera anche fisicamente così. Quindi iniziamo il decluttering. Compartimento. Devo dire che se mi seguite già da un po' di mesi, nello scorso anno ho fatto un decluttering completo di tutta la casa fino a renderla minimal. In realtà tutti gli anni noi dovremmo fare questa attività o comunque almeno ogni 6 mesi per un mantenimento, perché via via possono essere nuovi oggetti che compriamo. Oppure ci possiamo rendere conto che alcune cose veramente non abbiamo bisogno e le possiamo eliminare. Quindi quello che ti sto per far vedere è semplicemente un mantenimento, ecco, di un'azione che io avevo già fatto e che se vedrai gli scorsi video era veramente molto 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 più piena la mia casa. Quello che vado a fare ora è semplicemente decidere cosa tenere e cosa eliminare, pensando se negli ultimi 6 mesi più o meno ho utilizzato questi oggetti, se mi servono sempre, se mi danno gioia, emozione o comunque se decido di tenerli nella mia vita o se no di lasciarli andare. Allora, un esempio sono i contenitori del ghiaccio che noi sì utilizziamo, però magari quando sono doppioni le cose possiamo decidere se tenere qualcosa e non altro. Tipo questi sono molto piccoli, potrei decidere di lasciarli andare. Questi due negli ultimi 6 mesi non li abbiamo mai utilizzati e io me ne inizierei a liberare visto che non li utilizziamo praticamente mai, forse sono di una misura che non è adatta, ecco. Allora, i piatti grandi e la zuppiera, queste sono cose che utilizziamo, i piatti grandi per portare in tavola e la zuppiera lo stesso. L'unica cosa che noto è che questo piatto è un po' scheggiato, è un po' rotto.
e anche la doppiera. Quindi magari decido di tenere per portare in tavola uno di questi e questo lo lascio andare. Poi questi li utilizziamo tantissimo, sono delle semplici scodelline trasparenti, ma veramente per portare in tavola le utilizziamo molto, e a volte anche quando faccio dolci qui ci metto via via i vari ingredienti, quindi questi li tengo. Al contrario, questi non li utilizziamo praticamente mai, sono molto simili, anche qui si tratta di doppioni, quindi possiamo decidere questi di lasciarli andare. Questo l'ho utilizzato qualche volta, devo dire la verità, ma non è una cosa che amo particolarmente e quindi lo posso lasciare andare. Questi sono dei piccoli coccettini di coccio mai utilizzati, vi assicuro, perché se dobbiamo fare anche il pinzimonio, come si chiama dalle mie parti, cioè olio, sale, pepe, utilizziamo questi e quindi li possiamo lasciare andare. Queste due zuppierine le utilizziamo a volte anche per l'aperitivo, qualche insalatina, specie questa più piccola, e le teniamo. Poi c'è il mega comparto che ora dobbiamo decidere cosa fare, chiedo anche a Antonio, a mio marito che è lì dietro la telecamera, dei coccettini. Questi io li utilizzo per i pranzi di lavoro, quindi quando vado al lavoro mi faccio la panierina e porto il pranzo dietro. Il problema è che li utilizzava anche Antonio prima, ora lui non lavorando più ma lavorando da casa non ne ha bisogno, quindi non credo che abbiamo bisogno di 20 coccetti, decidiamo quali tenere. Allora, questo io non lo utilizzo e oltretutto mi sembra che è anche rotto il tappo, quindi questo con lui va via un pezzo di storia, perché questo è stato, vero amore? Questo è stato il pranzo di Antonio del lavoro per non so quanti mesi, anni. E quindi anni, quindi con questo va via un pezzo di storia veramente. Poi questo è molto grande, è una misura proprio grande. Per mettere in frigo a volte qualche cosa mancata, e sono qua. Uno lo lavo e uno lo utilizzo, uno lo lavo e uno lo utilizzo, si prova? Per il lavoro, per me, per i pranzi di lavoro, quindi un giorno lo faccio, il giorno dopo lo rifaccio e poi li lavo. Poi questo per i pranzi del mare, quando andiamo d'estate al mare con Antonio, perché è la misura sua. Questi due per la frutta, quando andiamo al mare di solito portiamo un pugno di frutta. E basta, questo è il risultato del cluttering. E questi qui sono gli altri cocci che ho deciso di tenere, adesso rimetto tutto di sotto. Bene, adesso facciamo un altro scomparso, sempre della cucina. Tiro fuori tutto ancora una volta. Okay. Allora, iniziamo dalle cose di cui sono assolutamente sicura. Il setaccio per la farina, questo lo utilizziamo assolutamente, lo teniamo. Questo è un coperchio di una pentola grande che è fuori, che utilizziamo.
Sicuramente questa pentola la utilizziamo perché ci facciamo tutte le minestre d'inverno. Questi sono gli oggetti di cui sono un po' più incerta. Allora, questi 6 secondo me sono eccessivi, perché alcune volte questi li abbiamo utilizzati, però penso che 2 siano sufficienti. E questi oltretutto sono anche sbeccati e quindi li lasciamo andare. Questi non li abbiamo mai utilizzati e sono quelli che odorano anche. Possiamo lasciare andare? Poi 2 moka. Noi in realtà abbiamo la macchinetta questa qui. A cosa ce ne facciamo della moka, amore mio? Se proprio la luce è sì. Ma questa? Possiamo lasciarle andare le moche? No, queste no. Non le vuoi lasciare andare? No, non le vuoi lasciare andare. Vabbè, la condivisione è anche questo. Poi questo lo utilizziamo raramente, mai possiamo lasciarlo andare. Questo e questo li utilizziamo e sono... Questo quando facciamo il pane caldo lo mettiamo sopra. E questa è una mini raclette che a volte utilizziamo in inverno. Le pentole. Queste pentole qui non le abbiamo più utilizzate, anche se facevano parte di un bel servizio che ci aveva regalato la mia mamma. Perché di questa ne ho un'altra simile che utilizzo frequentemente. Questa è una misura intermedia che sinceramente... non è pratica per 2 persone e questa è una misura un po' più grande ancora, forse troppo grande, però ragioniamo, potremmo tenerne una di queste quando in realtà abbiamo ospiti che è un pochino più grande. Questa eliminerei perché tanto non la usiamo. E questa? Per farci il percorso è buona. Di solito lo fai lì. Vabbè, se non siamo sicuri, nel frattempo teniamole, anche se le usiamo in realtà solo quando abbiamo ospiti. Però non è facile fare dei cluttering. In questi momenti si vede, perché è quell'indecisione che ti sale quando dici: ma magari la potrei utilizzare una volta, chissà mai. E quindi è sempre un confronto con noi stessi, per quello dice che il decluttering è terapeutico, perché senti anche cosa hai bisogno di tenere e non nella tua vita, e è veramente veramente utile e ti alleggerisce tanto. Però non è una cosa che dobbiamo forzarci per forza di fare, quindi sentiamo fino a dove ci va di spingerci e poi va bene così. A questo punto rimettiamo sotto tutto. Lì sotto c'era anche una vaporiera e dei piatti che non avevo tirato fuori perché sono quelli che utilizziamo, insomma, in caso di ospiti, e la vaporiera la usiamo sempre. Bene, arriviamo all'ultimo scomparto delle stoviglie per poi passare alla dispensa. Allora, sto per iniziare l'ultimo scomparto delle stoviglie. In realtà vi volevo far vedere che qui sotto è rimasto ancora qualcos'altro, ma questa, che è una yogurtiera, e dietro c'è un frullatore, li utilizziamo sempre. Quindi iniziamo l'ultimo reparto per poi passare alla dispensa. Nell'ultimo reparto della mia cucina c'era questa mega padella che non abbiamo mai utilizzato e che decidiamo di lasciare andare. Questo che utilizziamo per le spremute, quindi lo teniamo. Questo è un piatto marocchino che ci ha regalato una famiglia che conosciamo e è bellissimo, è dipinto a mano, però non lo usiamo mai in casa e sinceramente occupa anche un sacco di spazio, quindi decidiamo di lasciarlo andare. Questa è una pentola, è una padella per fare la paella che abbiamo acquistato in Spagna. Sinceramente alcune volte la facciamo e quindi la teniamo. È andata bene.
Poi ghiacciolini, non credo che ne siano, ci sia bisogno di questi perché ce l'abbiamo di già. Li vuoi tenere? Okay. Questi li teniamo allora. Sì. Allora quest'altri che sono meno... No, questo lo può buttare, non ci vuole. Vero? Sì. Ok. Allora teniamo questi. Sì. E poi la bellissima. No, questa no, anche se si usa solo a Natale. Fontana di cioccolata che utilizziamo quando vengono le nipoti e quindi la teniamo. E rimetto tutto a posto. Pensate che quando abbiamo fatto questa cucina l'abbiamo voluta appositamente grande e io a quel tempo non conoscevo nemmeno il minimalismo, proprio perché la volevo riempire, volevo più oggetti possibili. E invece adesso vedo che con una cucina minimal veramente è funzionale e utile. Però è triste prima. No, vabbè, però fai presto a fare le cose, è veramente utile. Sì. Quindi questo è il risultato del mio decluttering, che qui ci sarebbe una bella foto. Sì, te la foto, aspetta. Allora, la parte delle stoviglie è finita perché poi tutte le altre zone le avevo già declutterate quando ho fatto il primo mega decluttering. Vi lascio il video poi. Quindi la cucina nelle altre parti è già abbastanza minimal. Adesso mi dedico alla dispensa, che vi faccio vedere un pochino come è organizzata. Questa è la nostra dispensa. Allora, quassù ci sono le paste, i risi. E abbiamo questi contenitori dove li teniamo perché sennò d'estate ci vengono i farfallini, come vedete. Poi in questa zona qua abbiamo le marmellate, il miele, le noci e le cose per la colazione, quindi latte, avena, eccetera. Questa è la parte dove teniamo le scorte, fra virgolette, di gallette, uova, tonno, pomodoro, quindi le cose un po' lunga conservazione. E queste sono le parti che mi piacerebbe declutterare oggi, perché c'è un po' di confusione. Qui teniamo il grano, non so se si vede, perché facciamo la farina noi con il mulino. E poi vabbè, abbiamo anche un po' di farina e altri oggetti. In fondo ci sono le proteine che usa Antonio e qui c'è un disastro, perché c'è tutta una parte sui dolci che adesso voglio declutterare. Quindi, come prima, porto tutto fuori, decido cosa tenere e cosa lasciare andare. Allora, quindi le parti che voglio declutterare sono gli ultimi due scomparti, quelli farine, dolci, eccetera. Inizio, porto tutto sulla penisola, decido cosa tenere e poi rimetto all'interno. Iniziamo. Qui ci sono dei barattoli vuoti che noi di solito teniamo, però effettivamente ne abbiamo già tantissimi in cucina, in cantina, perché facciamo il miele con le api che Antonio in campagna e li teniamo per riempirli poi di miele, però siccome ne abbiamo già tanti, questi direi, vero amore? Sì. Di lasciarli andare. E lo stesso questi più piccoli, questo sicuramente, questo lo do a mamma per i sughi di pomodoro. Sì. Poi, questo qui, molto utile, di vetro, perché ci mettiamo di solito il grano o comunque i cereali quando li compriamo. Ce n'abbiamo già uno grande per il grano, quindi lo teniamo. Questo, questo sicuramente si può buttare, perché è quei kit che si usano per il sushi, che io una volta, tipo 2-3 anni fa, ho fatto ad Antonio. E sono quelle alghe verdi, ma è passato talmente tanto tempo che l'avevo tenuto ma non l'ho più fatto poi, perché ci vuole un sacco di tempo, anche se viene buono, e quindi lo lascio andare. Pasta di lievito, cacao amaro, amido di mais, lievito ancora, li teniamo. Questo riso è un riso sempre per il sushi. Ma lo useremo perché scade a giugno e io lo metterei lassù insieme agli altri risi. Sì, sì. Così lo utilizziamo. Faccio il riso latte. Perfetto. Poi questo è kombu. Kombu si tiene? Sì, non è scaduto, scade a giugno 2023
e magari sono alghe che possiamo utilizzare per cucinare, anche se sono giapponesi. Poi amido di riso ancora, amido di mais e vanillina le teniamo. Questo di farina, anche se devo dire che noi la facciamo da noi, però per fare una ricetta l'avevo comprata e poi non l'ho mai utilizzata. Diciamo che da noi a 00 è difficile da fare. Siccome quella che facciamo da noi viene con molta crusca, per alcune ricette quando serve un pochino più raffinata, anche se io amo le farine integrali, l'ho comprata e quindi ormai la voglio utilizzare. Poi olio di semi, questi sono dei uvetta, e questo teniamo tutto. Bottiglia di olio da portare in cantina per l'olio, sì. La togliamo. Oh, veniamo al dunque, qui ci sono delle cose che noi veramente non utilizziamo mai, tipo questo cocco per i dolci che penso sia qui da secoli, da buttare assolutamente. Una bustina aperta la teniamo. Questi e questi, amore dimmi te, ma io le butterei perché sono qui da talmente troppo tempo, sono spezie per vin brûlé. Queste a male non vanno. Non vanno a male? No. Ok, allora le possiamo tenere. E anche questo, l'anice stellato, non va a male che te utilizzi. Questo lo utilizziamo per il vin brûlé, le fa Antonio d'inverno. E può essere utile anche per, insomma, insaporire altre ricette. E li vuoi che non trovano la prima. Li vuoi fatti in casa. Zuccherini li possiamo buttare? Ma perché? Non li utilizziamo? Ma io per farci sempre il discorso dei liquori e mi serve. Ma non li fai mai i liquori? Quando lo rifò, cioè, ci sa, non è una. Va bene. Poi, zucchero a velo che è scaduto da secoli, però non credo che... È già scaduto da... Noi non lo utilizziamo mai, lo zucchero a velo. È scaduto nel 2018 e nel 2020. E infine la gelatina che utilizziamo per fare cheesecake. Per fare cheesecake e un piccolo aroma di vaniglia. Questo lo do a mamma poi, che lei lo utilizza, non lo voglio buttare perché mi dispiace, però non lo voglio lì. Allora, a questo punto, se tu mi dai una spugnetta, do una passatina. Adesso rimetto tutto a posto, distinguendo nella parte di sopra le farine e la parte per il pane, e nella parte di sotto i dolci. Vado! Questo è il risultato finale del decluttering della dispensa. In realtà non era tantissimo da fare, però abbiamo qui il reparto delle farine e del grano, abbiamo semplicemente il grano, farina e lievito, poi ricompreremo un po' di cereali appena ce ne sarà bisogno. Sotto abbiamo, vabbè, le proteine che utilizza Antonio, non so se si vede, e poi qui ho messo tutta la parte dei dolci che ho tirato fuori, ecco qua. E questa è la nostra dispensa. Bene, io sono felice di aver condiviso con voi questo nuovo decluttering. Fatemi sapere cosa ne pensate e se avete voglia in questo periodo della primavera è perfetto, provate, fatemi sapere nei commenti. Vi aspetto sempre qua perché questo è il tuo anno zero. Ah, ma è una figata! Sì, lo rifacciamo. Vai. Cancellalo. Mi fa bene anche il doppiamento, sta inquadratura, amore. Non ce l'hai il doppiamento, cos'è? Questa è la luce, te la sei sparata un po' in modo sbagliato. Ma non ce l'ha il doppiamento. Ti sto riprendendo. Mi fa... Muoh, amore, è una figata clamorosa. Ah, dico, sposta di là. Ma spettacolo! Stai riprendendo, eh? Sì, ma è una figata! Lo so. Amore, lo voglio fare video tutti i giorni così. Vi devo dire che ieri, facendo le pulizie di primavera
ma questo lo... no, niente,